Giustina, un'amica che ci chiama dall'altra parte del Monte Bianco. Una carissima amica che sta a Chamonix. Kay, ci sei? In collegamento? Sì, sono qua. Ciao. Meno male che è arrivata ancora prima la voce del viso. Buonasera, Kay, benvenuta. Buonasera, saluto anche tutti gli amici in studio e saluto soprattutto i gruppi che sono bravissimi. Li ho visti adesso in televisione. Allora è quasi inutile. Purtroppo adesso non vi vedo, quindi voi mi vedete, non vi vedo, quindi... Ok, perfetto. Intanto ti vediamo e stai benissimo. Allora, forse è inutile chiederti come hanno suonato i nostri band. Ma devo dire che sono bravissimi. Cantanti molto molto bravi, musicisti da paura, sono proprio proprio bravi. Poi sono due gruppi, si sa, molto insomma difficili. Allora, Justine mi ha raccontato, ok, che tu hai avuto la fortuna di intervistare sia Robert Plant che Mick Jagger. Raccontaci un po' le differenze tra questi due personaggi. Allora, Mick Jagger e Rolling Stones fece l'intervista a Londra per TJ Television. E grande emozione chiaramente, perché all'epoca, diciamo, quando ero molto giovane io, era tra Rolling Stones e Beatles. Chi amavi Beatles o chi Rolling Stones? Io sono sempre fan di Rolling Stones. E sono come li vedi, cioè Mick Jagger è molto molto sicuro di sé, diciamo. Solo che io, giornalista molto seria, feci questa intervista con loro, molto simpatici, molto molto professional. Mi ricordo un aneddoto, perché adesso sicuramente quelli che sono i grandi fans dei Stones diranno questa qui è pazza. Ho buttato giù la cornetta a Mick Jagger. Ti sei fatta rispettare, bravissima. No, ma sicuramente devo dire che io, quando ero molto più giovane, ero fin troppo seria, quindi facevo le interviste per DJ Television, insomma avevo la testa che insomma avevo. Lui invece la testa ce l'aveva da qualche altra parte, Kay. Ce l'aveva già, era già avanti lui, sulla serata. Ero già, diciamo che avevo molte interviste da fare il giorno dopo, e quella sera, allora, sono stata un po' sciocca, devo dire. Adesso vi racconto e mi direte questa cosa è pazza. Ci fu una festa quella sera con i Rolling Stones e Eric Clapton e io non sono andata. Però il giorno dopo hanno detto tutti, ma come professionale, come brava. No, ma sono scema. Pare che Mick Jagger però Kay abbia detto, ma che festa è stata che non c'era Kay Rush? Lui ha chiamato tipo alle 3 del mattino e ha detto, ma Miss Rush, perché no, why didn't you come to the party? E con Mick Jagger ha detto, sì, va bene, e ho messo giù la cornetta. No, ma Robert Plant invece? Ah, Robert, allora, se devo essere sincera, sono molto più per i Zeppelin, io ero proprio fans. Ho ancora i Led Zeppelin Fly. Io ho amato Led Zeppelin, hanno fatto parte della mia infanzia. Poi io amo anche molto la musica black, e nel Led Zeppelin c'è molto blues. Certo. Hanno preso molto dalla musica black americana, quindi c'è anche quell'elemento che mi è sempre piaciuto. Robert Plant, lo fece l'intervista a Colorado, era già il suo primo album da solista, e lì per me fu, cioè, come conoscere il mito. Grande signore, veramente bravissimo, e quell'intervista la fece per Disco Ring invece. Kay, chiudiamo con una domanda verso la finale. Si sono qualificati gli Eagles per la finale, e chi vincerà stasera andrà a raggiungerli appunto nella nostra ultima puntata. Perciò due mondi rock completamente diversi, quello americano e quello inglese. Tu mi sembra di capire che propendi, ma dici un po'. Propendi per l'inglese o per l'americano, in generale, nei gusti di Kay Rush? Secondo me la cosa bella della musica è che non esiste, non vorrei sembrare retorica, ma non esiste una nazione, non esiste, cioè la musica unisce tutti, quindi non esiste la musica, in questo caso la musica rock, la musica bella. Gli Eagles, tra l'altro, li vidi dal vivo, forse avevo 12 anni, Rolling Stones la prima volta, anche lì a 12-13 anni. Pigiai dalla scuola per vedere Rolling Stones. Ok. Molto rock and roll. Molto rock and roll. Ok, grazie mille. Non sono mai riuscita a vederli dal vivo, purtroppo, però spero ancora di vederli. Ok, grazie mille delle tue testimonianze, che aiuta anche i telespettatori. Grazie, energia preziosa. Ciao. Ciao. A presto, grazie ancora. Grazie. Applauso dallo studio. Salve, tutti i due gruppi, perché lei veramente...